attraverso la Betogna. Ecco un altro pullman. Passa l'acqua. Cioè adesso hanno fatto pure la fermata tua. Questo però non è la tua, vabbè, è sempre un pullman che porta i passeggeri. Questo anche se sono pullman privati, a volte sostituiscono anche la tua. Mi stanno imprevisti. Beh, c'è qualche altro. Ma si sta bene, la temperatura adesso dovrebbe essere sui 15 gradi. Poi appena magnata. Si pedala con relax appena magnato, perché si digerisce, sì che si digerisce. Ecco la Betogna. Ma la Betogna, la frazione della Betogna è esattamente 1 chilometro, perché inizia qui la strada 44 e finisce la strada 45. E qui sopra a 80 metri c'è la strada provinciale. Questa è la strada di circonvicenza e di mesi invernali qui il sole tramonta presto e quindi qua spesso è ghiacciato i mesi invernali, vedete c'è anche la segnaletica, attenzione, neve, strada dolcevole o scivolosa, ecco due auto. Procede piano piano, va bene, si digerisce meglio. Un'altra pullman ma salutata, un'altra, qui chiaramente c'è la curva, divieto di sorpasso, limite velocità del 30 orari, segnaletica della rotonda a 150 metri. Più avanti, ecco un'altra auto, e più avanti c'è la segnaletica, Luca De Marzi a destra, diritto Fucino, Luca De Marzi Trasacco, e qui abbiamo una bella rotonda, il mando stradale l'anno scorso, rimessa a nuovo, e quindi, e questa strada circonvicente è stata ripristinata. Principale Comune di Marzi, loro completamente consistente in sistemazione di viabilità nei pressi della Betogna. E qui, tra 150 metri, c'è una piccola deviazione, una strada asfaltata che ricongiunge strada provinciale. Questa strada circonvicente erano 50 metri, però si scende. Adesso che vado là c'è il divieto per me, non solo per me, per chi prosegue qui avanti. Qui c'erano delle vigne, tutte abbandonate. Quando i terreni non sono coltivati, significa che gli eredi non hanno divisi. E per dividere bisogna andare a un notaio. Ma quando la proprietà è piccola, di solito 200 metri, di solito 300 metri quadri, cominciano ad esserci i pronipoti, a che conviene dividere quando sono molti gli intestatari? Tra l'altro questi sono terreni, non sono edificabili, niente. Prima venivano lavorati, ma adesso, morti vecchi, questi terreni tutti incolti. Ecco qua, la strada si ricongiunge, divieto di transito. E qui, attenzione, scendono anche i cervi, sì, ci stanno i cervi caprioli.